Quattro giovani tra i 17 e i 20 anni hanno perso la vita ieri pomeriggio a Fonni, Nuoro, in un tragico incidente stradale. I ragazzi erano a bordo di una Fiat Punto rossa che intorno alle 18 ha perso il controllo lungo la vecchia strada statale 69 verso Tortoli, ribaltandosi e precipitando in una scarpata. Le cause dell'incidente sono ancora oggetto di accertamenti, ma i primi rilievi dei carabinieri hanno evidenziato segni di frenata sull'asfalto, senza tracce di coinvolgimento di altri veicoli. Quando i ragazzi non sono rientrati, i familiari hanno lanciato l'allarme. Solo a mezzanotte è stata ritrovata l'auto, ormai distrutta in fondo a un dirupo. I quattro giovani erano stati sbalzati fuori dall'abitacolo e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti 118 vigili del fuoco e carabinieri per il recupero delle salme e per avviare le indagini. Le vittime sono Michele Coinu, 20 anni, probabilmente alla guida, Marco Innocenti, 18 anni, proprietario del veicolo, Michele Soddu, 20 anni, e Lorenzo, 17 anni. Uno dei ragazzi viveva con una famiglia che al momento si trovava in crociera e sta cercando di rientrare. Il tratto di strada privo di guardrail si è rivelato fatale per il gruppo, lasciando amici e parenti in profondo lutto.